Da anni mi occupo di tossicodipendenze, dati, numeri, report, inchieste, piazze di spaccio, aspetti medici, psicologici e legali, ma soprattutto di storie. Storie di chi ha tentato di buttare via la propria esistenza e poi ha cercato di recuperarla. Storie di familiari che, loro malgrado, si sono trovati in questo inferno chiamato tossicodipendenza, dal quale si può uscire, ma solo se si chiede aiuto. Perché un corso d'aggiornamento sulla tossicodipendenza? Perché il 34% degli studenti delle scuole superiori fa uso di sostanze stupefacenti. Perché ogni anno entrano nei pronto soccorso psichiatrici in Italia 40.000 persone per uso di nuove sostanze psicoattive. Perché si è abbassata l'età media di primo utilizzo. Perché è tornata l'eroina. Perché l'Italia è sul podio internazionale per uso di cocaina. E perché l'AIDS c'è e non se n'è mai andato. E perché la droga riguarda tutti. Non si ferma di fronte a niente. È democratica e trasversale. Non si ferma di fronte ai titoli di studio e al benessere. E interessa il centro e le periferie, il nord e il sud. Per realizzare questo corso ho intervistato esperti, studiosi, storici, rappresentanti delle forze dell'ordine e anche medici dell'Istituto Superiore di Sanità e soprattutto persone direttamente coinvolte in questo dramma, come i genitori che fanno parte dell'Associazione Nazionale Genitori Lotta alle Droghe. Da tutto questo, quello che rimane sono tante informazioni. Informazioni sulla droga, da dove viene, come è fatta, i porti di partenza e i porti d'arrivo, il giro d'affari che c'è e le mafie che gestiscono questo mercato che produce morte. Ma quello che rimane soprattutto è che molto spesso i ragazzi fanno ricorso all'uso di sostanze stupefacenti per chiedere aiuto. A noi adulti il compito di capire che questo è un grido al quale non possiamo non rispondere.